sassofonisti. Come va? Ciao a tutti voi, ben ritrovati per un'altra puntata del Tutorial Sax. Eccolo qua, il nostro bello strumento. Vi ringrazio come sempre ad inizio puntata per le nuove iscrizioni, per i miei allievi via Skype sempre più numerosi, mi fa veramente tanto piacere, per tutte le richieste di amicizia su Facebook, dove mi trovate al nome Samantha Sax Serafini, come sempre, non è cambiato niente, e per quelli che continuamente mi scrivono per farmi complimenti sul tutorial e insomma e per pormi delle domande sempre molto interessanti. A proposito di questo, oggi vorrei fare una breve puntata dedicata agli abbellimenti e le malizie del sassofonista, insomma quelle cose che rendono un pochino più piacevoli le interpretazioni quando andiamo ad affrontare dei brani. Quindi, allora, io vi farei subito vedere quelli un pochino più classici che trovate anche appunto nella musica colta come segni, appunto figurazioni, che però noi possiamo apprendere e mettere in pratica anche a nostra fantasia sui brani, e quindi vanno ad abbellire delle note lunghe, le appoggiature, le acciaccature, i mordenti. Vediamo subito uno di questi, partiamo appunto dall'acciaccatura e appoggiatura, vediamo subito. Allora, come vedete, l'appoggiatura e l'acciaccatura, qui lo vediamo su una nota di La sopra i righi, l'appoggiatura è sempre un Sol, sia l'appoggiatura che l'acciaccatura, però nella prima parte, cioè dove c'è l'appoggiatura, vediamo il Sol di un ottavo legato al La di un quarto. L'appoggiatura praticamente si esegue rubando il valore che serve all'appoggiatura alla nota a cui è appoggiata, quindi il Sol rimarrà un ottavo appunto, ma prenderà quel piccolo ottavo che gli serve dal La che è di un quarto, quindi faremo due note di un ottavo, scusate, quindi Sola, Sola, mentre l'acciaccatura praticamente si esegue schiacciando proprio il battere della nota stessa, il La, quindi Sola, 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 quindi non va a rubargli il valore, ma va proprio a farlo in maniera repentina e velocissima sulla nota stessa, sul La. E adesso le ascoltiamo velocemente. Appoggiatura, Sol, La. Acciaccatura, Sol, La. Bene, eccomi di nuovo qua, adesso passiamo al mordente. Vediamo la figurazione, eccola. Allora, la vediamo su un Do centrale. La figurazione è questa specie di serpentina corta, fatta in due modi. La prima, perché si fa sulla nota superiore. La seconda, con il taglio in mezzo, si fa sulla nota inferiore. Quindi sul battere della nota faremo un Do Re Do, vedete sotto c'è l'esecuzione, con la nota superiore Do Re Do, mentre con quella inferiore faremo Do Si Do. Torniamo su di me, eccomi. Allora, queste cose vi sembreranno abbastanza irrilevanti, ma in realtà sono molto importanti perché poi voi le potrete proprio mettere in pratica sui brani. E poi vedremo anche come, ok? Intanto andiamo a sentire il mordente. Mordente sulla nota Do, lo facciamo prima superiore e poi inferiore. Quindi Do Re Do e Do Si Do, superiore e inferiore. Bene, adesso andiamo a vedere il trillo. Vediamo un attimino come si segna, com'è la figurazione. Eccola qua.
Allora, come vedete, lo vediamo su una nota Si centrale. Il trillo non è altro che indicato con un TR e una serpentina, che non sempre troviamo, a volte troviamo solo le lettere TR. Allora, sotto c'è praticamente una piccola figurazione di come va eseguito. Quindi il trillo prende in considerazione la nota superiore a quella che va trillata, quindi in questo caso il Do, perché siamo sul Si, ed è un'esecuzione velocissima, è proprio appunto come dice la parola stessa un trillo. Si Do, 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 Si Do. Ora lo andiamo a ascoltare e vedrete anche la posizione di ripiego. Allora andiamo a vedere il trillo sulla nota Si, che si fa con il Do, quindi la nota superiore, Si, Do. Utilizziamo una posizione di ripiego del Do, altrimenti saremo costretti a fare questa cosa che è molto faticosa e poi si sentirebbe assolutamente il rumore delle dita, perché non è facile farla in maniera simultanea. Dovremmo fare Si, Do, Si, Do, Si, Do. Invece prenderemo il Do in questa posizione, eccola qua, la chiave in mezzo di quelle tre. Vedete? Eccola qua. Si preme ovviamente con il bordo del dito, si tiene la posizione del Si e premendo questa si fa uscire un Do. Quindi il trillo viene così. Ovviamente da far durare per tutta la durata della nota stessa. Quindi se un Si è di due quarti, lo facciamo di due quarti e eccetera eccetera, insomma a seconda del valore che ha la nota. A questo punto spenderei qualche parola in più sul glissato, il glissato che mi è stato chiesto un sacco di volte, che non è altro che quella svisatura che facciamo con il fiato e con un lieve movimento delle dita che praticamente intercorrono tra una nota e l'altra, quella cosa che fa andare su la nota senza il bisogno di muovere le dita, ma più che altro fatta con anche il fiato, quindi tipo so, ta, una specie di scivolamento dove le dita passano veloci aprendo le chiavi, però senza sentire il rumore. Non è per niente facile questo, dovete dedicarvi un pochino di tempo a studiare questa cosa. Adesso noi l'ascoltiamo sulle note sol, do, vediamo un attimo la dicitura, la figurazione, eccola qua. Vedete, allora la vediamo in vari modi, dal sol al do c'è la linea scura in grassetto, c'è sempre una specie di serpentina, che quindi dal sol dobbiamo arrivare al do, c'è la linea dritta più sottile e la linea dritta sottile con scritto gliss. Adesso la andiamo a ascoltare sulle note appunto di sol, do. Allora andiamo a fare il glissato sulle note Mi centrale con il portavoce e Si acuto, andata e ritorno. Ebbene, e un'ultima tecnica molto particolare è il frullo, frullato. Allora, come dice la parola stessa, non è altro che una tecnica che fa frullare la nota, quindi non si sente più dritta, pulita, ma si sente fatta in questa maniera. La tecnica è proprio questa: rollare la lingua in questa maniera in modo da far uscire un suono molto particolare. Quindi ecco qua. Adesso la andiamo ad ascoltare. Allora andiamo a fare il frullo sulla nota Do centrale, poi Do Si. Quindi prima una nota singola e poi la proviamo su due, ok? Pronti? Thank you.
Bene, questo era un piccolo riassunto di quello che abbiamo fatto oggi, tanto per sfogarmi un attimo insieme a voi. Allora, mi raccomando, provate a studiare, mettete in pratica queste cose di cui abbiamo parlato. Se avete bisogno di consigli, non esitate a contattarmi, tanto avete tutti gli indirizzi a cui potete trovarmi. La mail samantasax23@gmail.com, mi trovate su Facebook a Samantha Sachs Serafini, quindi mi potete scrivere da Messenger. E poi vi ricordo che faccio lezioni personalizzate via Skype, e quindi chi volesse contattarmi per le lezioni, anche quello potete farlo tramite questi social o tramite la mia mail. Iscrivetevi al canale, non dimenticatelo se non l'avete ancora fatto, e continuate a seguirmi. Io vi ringrazio tantissimo, mi rendete veramente tanto felice, aspetto le vostre domande, e nel prossimo tutorial impareremo una canzone che mi hanno chiesto in tanti e sentirete, sicuramente vi piacerà moltissimo. Intanto, come al solito, un bacio al sax, ma uno grandissimo anche a voi, che siete i miei sassofonisti preferiti, ok? Un bacio, a prestissimo, ciao!